quell'amaro retro gusto. Sei nel posto giusto. Maurizio Battista! Oh ragazzi! Mettetela come vi pare, il tempo vola! Vado a fare il vaccino del Covid, o con Ginetto, un amico mio, vado a fare la lab della stazione Termini. Entriamo con Gino, questo amico mio, e vediamo tutti 300 neri che stavano in sala d'attesa. Gino mi fa, aspetta, dice che c'è? Sono tutti neri. Dica, qual è il problema? Non mi avevi detto che si poteva scegliere il colore. Gli ho detto, Gino, questi erano già neri prima del vaccino. Cioè, ma perché li conoscevi? Gli ho detto, faccia il vaccino. Gli infermieri dell'inizio di questa brutta storia erano romani, di 80 anni, spallanzani, tutti quelli, andiamo, Giorgio! Io vado lì e dico, guarda, abbiamo appuntamento, questo via la sigaretta fa, appoggia sul muretto, va, andiamo, va. Entriamo, va, che braccio vuoi? Dico, il sinistro, magari faceva male al destro, il sinistro. Mi fa, così, che vaccino vuoi? Che vaccino vuoi? E io ho detto, che c'ha? Che cazzo gli dicevo? Cioè, che dicevo, è romano, è buono e caro, ma smozzica le parole. Mi nonna, la carta stagnola, chiamava la carta spagnola, ti dico solo questo, no? Io faccio, dice, questo è buono? Cioè, aveva tipo dentro un secchio del cocco, hai visto il secchio del cocco sulla spiaggia? Mi fa, questo è buono? O pieno tutti, AstraZeneca. AstraZeneca. E detto, oppure l'altro. Cioè lui dell'altro non sapeva manco il nome, ha detto no, dammi AstraZeneca. Ma va il vaccino, a me Ginetto, non c'è successo niente, ringraziando Dio. Dopo un po' di giorni arriva Sergio, fa, dica se, ma ha fatto il vaccino? C'ha 2 anni più di me, fa, ancora il vaccino, ancora credi nel vaccino? Dico, credo, ho fatto, poi se, te Gino, tu Polli, sei andato lì a farlo. Perché? Come hanno fatto? Che? Il vaccino. E come ha fatto? Primo c'è degli infermieri top. Vabbè, che dice? Dico, professionali, neanche italiani. E poi, dico, come l'ha fatto? Dico, ho messo la mano così. Ho messo lo spirito. Mi ha fatto... E c'è rotto. Come ha fatto? Che? Il vaccino. E spirito, colpo e c'è rotto. Ti ha dato il colpo secco? Sì, perfetto. Ti ha messo il chip. Non ho capito. Ti ha messo il chip, ormai sei chipizzato. Sanno tutto di te. Ormai ti controllano, dove vai al mare? Sanno che tu sei al mare. Dove vai in montagna? Sanno che sei in montagna. Capito? Io non voglio essere controllato da nessuno. Dico, Sergio, sei nell'elettrauto. Ma chi te se incula a te? Secondo te? Aspetta! E gli ho fatto vedere della cosa che c'avevamo oggi in show. Dico, Sergio, tu mangi 2000 cose al giorno che non sai di che sto fatte. Cioè, tipo, c'era una crostata, ma non l'ho portata oggi. 1,80 euro. Lo dico ai signori, grazie. Mezzo chilo di crostata, 1,80 euro. Leva l'IVA. Leva tutta, la crostata costerà 80 centesimi. Metti che la marmellata hanno rubata a Santa Rosa. Famo finire. Te stai a mangiare una cosa che non è una crostata. Cioè, in che senso? Io ho trovato i biscotti al riso. Biscotti al riso. Che c'è dentro i biscotti al riso? E riso, o dice? C'era scritto sulla scatola, giuro sul mio figlio, riso 2%, spiego, 2%. Questo è il 2% di riso. Il riso è passato al legnano, ha fatto, tanto ci si vede, ripasso. Mi ha detto, ma perché? Dico, questa roba che mangi, ma te ne dico un'altra. Tortellini, zitto, guardate al supermercato, non per sta sensibilità. Tortellini col prosciutto crudo, giusto? Io l'ho comprati, controllate adesso il vestito. C'era scritto, tortellini al prosciutto crudo. Dentro cosa c'è? Il prosciutto crudo, vedi, da Legnano, mica siamo stupidi. Però io sono andato a vedere quanto prosciutto crudo c'era. 5%. Spiego per chi non sa di matematica. Ogni 10 tortellini, uno, no, fammelo meglio. Ogni 20, uno c'aveva il prosciutto. Che durante la cena uno fa, oh, mi sa che mi è capitato a me il prosciutto. Comunque ci vediamo ragazzi, è stato un piacere grande.